qui all'inizio, provenendo dal Mediterraneo, queste condizioni mi intristivano e adesso invece sono perfettamente a mio agio e oggi pronto a dare il massimo. Appena usciti dal porto di Lorient, iniziamo subito con dei bordi di bolina e quindi iniziamo a caricare il ballast per la comandatura. Ballast pieno. Là c'è un cumulo con acqua e vento che aumenta. Quindi adesso viriamo e nel prossimo bordo incontreremo del vento che aumenta l'intensità. Molliamo l'albero. Molliamo il volante. Ci prepariamo. La controscorta del J2 sull'altro winch. Maschiamo un po' di randa per accelerare l'uscita. Release della chiglia basculante. Selezioniamo il nostro winch. Pronti per recuperare il J. E quando la chiglia è più o meno a 10, lanciamo la virata e basculiamo dall'altra parte. 5, 4, 3, 2, 1, via. Pascolo la chiglia, sono pronto a mollare. Tutte le manovre per riuscire bene partono la preparazione. Perché si inizia a sudare. Adesso siamo pronti per l'istante. Si chiude il J2, posiziona la drizza e adesso inizia a fare. La vela sulla lock, mura, scotta, liberiamo la floating line e si apre. Ho avuto un po' di problemi praticamente nel piccolo pin che mi tiene chiusa la mura. Praticamente l'alzagolina la dobbiamo regolare perché a un certo punto mi è uscito il pin completamente dalla sede e quindi ho perso qualche secondo, mentre prima quando l'ho tolto era un po' corto e non ci arrivavo. Quindi sicuramente questo piccolo aspetto tecnico dobbiamo migliorare, però per il resto mi sembra sempre veloci, idee chiare, la vela è venuta su bene, siamo sulla buona strada. Ok, dai, adesso cerchiamo di lanciare la barca e prendere un po' di velocità. Quindici nodi di velocità con 12 nodi di vento. Abbiamo lavorato abbastanza, direi di dare una rinfrescatina alle batterie, quindi tagliamo giù il nostro idro. In questo momento la tensione delle mie batterie è 28 volts e sto caricando 20 ampere a una velocità di 13 nodi. Il nostro idrogeneratore gira 2000 giri e produce 500. Per poter installare gli spia abbiamo bisogno di calze, altrimenti ammainare una pila di 400 metri quadri sarebbe impossibile a braccia come si fa sulle barche classiche.
quindi la mano da preparare con accuratezza, il pozzetto, protezione della scotta e poi rock and roll. Barca a vela, qua sotto vento. Ci stanno, cioè, sono appunto dei potenziali pericoli, ma grazie appunto all'AIS che ci permette di utilizzare il nostro radar, riusciamo a essere prudenti. Siamo su speed, ben rilanciati, barca accelera bene. Adesso a maniera. Sì, che sono tutti. A questo punto muovo la drizza, con la mano controllo la discesa della drizza, mi metto a posto lo spie. Un'altra giornata di navigazione, un'altra giornata di esperienza. Abbiamo lavorato le manovre, lanciare la barca, ritrovare rapidamente i target, qualche virata, abbiamo fatto spi, abbiamo fatto un sacco di cose, ancora tanti giorni davanti prima della rotta del rum, scelta delle vele, strategia, però siamo sulla buona strada, una bella settimana e tanta carica, tanta voglia di continuare con un'altra navigazione e ancora tanta voglia di imparare.